Salve. Buonasera, ciao. 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 Chi sei? Mi chiamo Gianluca Blumetti. E di dove sei? Roseto Capospulico, provincia di Cosenza. Perché sei qui ad Italia's Got Talent? Io sono appassionato di cronaca e vorrei raccontare un fatto che a me mi è capitato proprio personalmente. Io vivo in un paesino piccolo di 1500 abitanti, abituato a questa vita un po' monotona. Un fatto del genere mi ha letteralmente sconvolto. Quello che mi è accaduto è veramente oltre l'immaginazione, non pensavo potesse accadere proprio a me. A ripensarci un po' mi viene il magone. Rivivo dei momenti un po' di paura e quindi devo farmi forza perché comunque lo voglio raccontare. Va bene, sembra una cosa molto seria, quindi ti do i tuoi 100 secondi e in bocca al lupo. Crepi. Giugno 2009, Zagarise, provincia di Catanzaro, ora 22:25. Rocco Crapanzano sta per andare al cinema. Qui la svolta decisiva della nostra storia. Rocco Crapanzano di solito non sarebbe andato al cinema a quell'ora, oppure si potrebbe dire che non fosse andato al cinema. Forse ho sbagliato congiuntivo. Nel frattempo un contadino guatemalteco sta cercando di avviarsi su un sentiero tortuoso per raggiungere l'Ecuador. Ma lasciamolo lì. Questo so che ti piace. Ore 22:28. Perché Rocco Crapanzano ha scelto di andare al cinema di martedì? È un giorno molto strano per andare al cinema, anche perché il mercoledì c'è l'offerta. Nel frattempo il contadino guatemalteco ora si trova al confine con l'Ecuador. C'è un nesso con Rocco Crapanzano? Forse. Ma lasciamolo lì. Ore 22:35. Appena comincia il film Crunch. Crunch è quel rumore che senti quando sei seduto al cinema e qualcuno vicino a te mangia delle patatine o altra cibaria croccante. Rocco espone le sue rimostranze. La risposta non si fa attendere. Ma chi ti ha detto? Io al cinema, tu cazzo, che te una caga a minchia. Num caca a minchia. Parole dure. Parole aspre. Che cosa nascondono queste parole? Rocco reagisce, prende il pacco delle patatine e lo butta a terra. Ma il ragazzo tira uno schiaffo a Rocco. E Rocco gli dice: lo sai che ho visto tua sorella con Carmelo Sfrollo? Carmelo Sfrollo è conosciuto come il mattarello preferito dalle casalinghe. Il ragazzo decide di vendicarsi e lo segue dappertutto. Rocco gioca a calcetto, il ragazzo si traveste da arbitro. Rocco va alla pizzeria La Sugna Vegana, il ragazzo si traveste da Sugna. Rocco va al nightclub A Fessa e Soreta, il ragazzo si traveste da Soreta. Nel frattempo il contadino guatemalteco è riuscito a raggiungere il Brasile, ma lasciamolo lì. A questo punto abbiamo un colpo di scena. Sono le 11:45, il film è terminato, ma Rocco non ha capito la trama. Nel frattempo il contadino guatemalteco ora vive in Brasile, si chiama Luana e ha capito la trama. Gianluca, tu hai appena fatto un pezzone molto figo, sei molto divertente e fai ridere.
Grazie. Monologhi comici sono difficilissimi, li abbiamo verificato in passato. Poi anche la presentazione del tuo personaggio, penso che tutti pensassimo che poteva essere una storia drammatica. Certo. Perché è una faccia seria, no? Quindi... E questo in gergo si chiama twist, cioè un cambiamento repentino che è bellissimo, sei stato bravissimo, fino in fondo hai tenuto il tuo personaggio. Bravo, bravo. Grazie, bravo. Grazie. Ma lasciamolo lì. Cioè, è riuscito a fare un tormentone in 100 secondi, a creare... No, ma poi questo tipo di comicità non arriva subitissimo, è più complicata rispetto alla barzelletta, alla smorfia, alla cosa. Cioè, quindi anche molto di scrittura e di scrittura e di tempo comico. Questo scimmiottare Lucarelli a me è piaciuto, no? Io lo adoro. Ma si capisce. E votiamo. Claudio? Sì. Nina? Sì. Luciana? Sei pronto per fare il professionista, secondo me. Grazie. Esci dall'angolo, Luciano, fai Golden Badger. Ma lasciamolo lì. Sì. Quattro sì. Gianluca, bravissimo, fate 5. Da adesso poi eri nervoso? Molto, molto bellissimo, bravo, eh? E mi piace anche la sua faccia.